Ciao a tutti! Ciao a tutti! Eccoci qua sul canale, oggi parliamo di una nuova linea di prodotti di ottiche Red Dot di due marche, ma diciamo dalla stessa casa madre, quindi Sightmark e Firefield. Ok, visto che sono ottiche di un certo livello... Questi ve li scordate, ok? Perfetto, comincia subito col botto, vai, vai. Come sempre. Qui davanti a noi abbiamo diviso le due linee di prodotto, diciamo, no? Pimpos, quindi Firefield a sinistra e Sightmark verso Antani. Pimpos, comincia magari tu a fare una breve carrellata dei prodotti Firefield e magari spiegaci perché abbiamo scelto di introdurre questi prodotti. Allora, ci siamo trovati di fronte ad una scelta che era quella di voler proporre ai nostri clienti una gamma di sistemi di puntamento di un certo livello. Ma non esagerando col prezzo, perché è facile andare a prendere quelli di armi vere, come sono questi qua, esatto, e spendere magari tre volte di più di quelli che è il prezzo che noi proponiamo su questi prodotti qua. Allora abbiamo fatto una cernita, abbiamo trovato questa azienda, no, che produce queste due marche che sono Firefield e Sightmark, come diceva prima Merlin, i quali offrono sul mercato un prodotto che ti permette di avere prestazioni top a un prezzo accessibile. Assolutamente. Sì, assolutamente. Perché? Facciamo subito una distinzione, perché due brand, quindi Firefield è la fascia che come prezzo si avvicina di più a quelli a cui siamo abituati, sia esatto, come ottiche, sì, sia come Red Dot. Sightmark è la qualità top, quindi Antani, aiutami anche tu. Parti già da un prodotto di fascia alta per arrivare fino, passatemi il termine, al militare. Assolutamente, ci sono prodotti con certificazioni militari, ma tutti senza andare a spendere migliaia di euro. No, esatto, la cosa bella è che questi prodotti ti permettono di avere una ottima qualità, quindi visibilità della lente perfetta, la luminosità del dot molto alta, che anche contro luce lo vedi molto bene. No? Capita spesso a noi, ma anche ai nostri clienti, che con i sistemi di puntamento usati fino a ieri, di uscire dal bosco andando alla luce, dove il punto rosso del bosco sembrava perfetto, esce alla luce e non lo vedi più, sparisce. Con questa cosa non succede. Io la prova che faccio ai clienti così, li porto fuori e gli dico punta verso il sole per vedere se va a sparire il sistema. Okay. Oltre a questo si aggiungono una durata delle batterie molto ampia. Per i dati tecnici poi vi riporteremo al link sul nostro sito, dove ci sono proprio tutte le specifiche tecniche, no, per gli amanti della tecnica, non stiamo qua ad annoiarvi con questo, no? E in effetti la gamma è ampia, perché partiamo da, cioè, il magnifier, ci sono ovviamente le ottiche classiche con ingrandimento, con la luminosità, quindi con reticolo illuminato, ci sono i classici dot reflex, e poi c'è secondo me questo qua che è uno spettacolo. Sì, il Wolverine Antani, sì, fosse in questo momento quello che ci piace. Io non l'ho mai usato, non so neanche quasi di cosa stiamo parlando, però vi dico, quando l'ho provato, l'ho messo sull'SG, ho avuto la tentazione forte, e ce l'ho ancora, di spendere dei soldi. Se ve lo dice uno che non l'ha mai usato, sì, guarda, qualcosa di innovativo c'è nel prodotto. Magari andate a vedere il video che abbiamo fatto tempo fa sull'introduzione Red Dot, dove spiegavamo la differenza, esatto, tra ottiche Red Dot, quindi qui ve lo linkiamo. Questo è lo step successivo, quindi da là si partiva con la scelta, da qua abbiamo fatto veramente un passo avanti, anche due. Tornando, esatto, un pochino alle qualità generali di questi, sia di Sightmark che di Firefield, abbiamo detto la lente, la luminosità, la facilità di regolazione. A volte il difetto dei Red Dot, i sistemi di puntamento, chiamiamoli più economici, più... Le repliche che usiamo nelle nostre... la regolazione che più usate, insomma, le più usate, metterla a posto. Regolarli a volte è veramente complicato. Qui sentirete quanto è facile, perché ci sono proprio i click che sono ben accentuati, cioè stiamo parlando di roba seria. Cioè, sono prodotti per armi vere, sono prodotti per armi, esatto, da fuoco, quindi molti dei Firefield mi sembra che siano testati fino al 308 e Fabri... Gli altri sono i Sightmark, siamo sulla... calibro 50 BMG, quindi stiamo parlando di Barrett. Del Barrett. Barrett, quindi un fioccone, okay, così, che per noi che non abbiamo rinculo, o minimo rinculo su alcuni, ma non è paragonabile a quegli armi da fuoco, però ragazzi, quindi la regolazione è semplice, questi non perderanno mai la regolazione una volta che regolate, quindi che azzerate la vostra ASG alla distanza che volete,
togliete il DOT, lo mettete via, lo rimettete, prende una botta, resistono all'acqua, andate a fare una 24 ore, una 48 ore, viene giù un sacco d'acqua, problemi, non ce n'è, non ce n'è. Esatto, la robustezza è uno degli elementi che ci ha fatto scegliere per questo prodotto qua, perché noi cercavamo comunque un prodotto che non desse problemi a noi giocatori durante i game più difficili. E questo è, perché poi ti succede anche che magari anche solo nel montaggio dell'ottica sull'arma in preparazione a una gara non sei a casa tranquillo sul tavolo, ma sei appoggiato al baule della macchina, ti scivola e ti cade per terra, no? Questo comunque è un dato importante per certo, noi, la robustezza. Poi mettersi lì ad azzerarlo di nuovo, cosa fai? Esatto. Se è un torneo, non ti puoi mettere lì a dire aspettate un attimo, oppure se veramente... magari te l'hanno già chiamato per l'infiltro. Ti ha già chiamato per l'infiltro, oppure esatto. Passaggio da giorno alla notte, che ne so, magari di notte usi un sistema di puntamento diverso, alla mattina rimetti questo, e è azzerato, non è azzerato, ve lo no, con questi problemi proprio li dimentichiamo. Esatto. Hanno tutti lo switch digitale, e la batteria, dicevamo prima, durano migliaia di ore. Un altro grosso difetto di quelli a cui siamo abituati è che dura poco la batteria. Dura veramente pochissimo, magari ogni 2-3 giocate stai lì a cambiare le batterie per non rischiare. Spendi magari 2-3-5 euro in base al tipo di batteria, però ti dura veramente niente. Qua si parla, Fabri, di... Allora, si parte dai modelli da 100 fino a migliaia di ore, in base poi giustamente a come l'ho settato. Cioè esatto, anche la luminosità, capire certo. Anche come... Cioè migliaia di ore vuol dire che la batteria ti dura un sacco, cioè... Ma la garanzia c'è in queste cose qua, perché visto, cioè voi mi fate spendere i soldi esatto. E poi non mi date la garanzia, ma me la date la garanzia? Qua essendo prodotti per... E anche questa è una rivoluzione. Sì, esatto, cioè tenetevi forte perché qua esageriamo, qua si sbanca. Allora, su Farfield c'è la garanzia del produttore che è di 3 anni, su Sightmark siamo arrivati a 10 anni, cioè vuol dire che prendete un prodotto oggi e siete a posto. Perché veramente fra 10 anni lo vorrete magari, cioè fra 10 anni chissà cosa succederà, chissà cosa, che prodotti usciranno, cioè è una garanzia quasi eterna. Cosa copre? Esatto, cosa copre? Perché i termini di garanzia sono assolutamente importanti, perché il prodotto tiene, come vedrete poi anche nel video che seguirà alla nostra presentazione, c'è il test, noi gli spariamo proprio sul vetro, perché Sightmark è infrangibile, no? Ovviamente sotto il joule, non è che se mi sparate con un 4,5 a 7 joule, no. Per come giochiamo noi è infrangibile, lo vedrete, no? È ovvio che se lo trattate in modo corretto la garanzia c'è, se io non dargli le martellate, no. Se ti cade mentre lo stai montando, il prodotto tiene, come si diceva prima, non si stara. A proposito, scusami Pimpos, vi rimandiamo a un video che noi abbiamo fatto noi, perché noi siamo gli ultimi arrivati, diciamo quelli molto famosi anche all'estero, quindi Red Wolf, i nostri amici di Red Wolf hanno fatto un video famosissimo dove prendono un Sightmark, la versione militare di questo, se non sbaglio. Questo qua. Sì. E lo prendono a martellate, lo mettono nell'acqua, lo lanciano non mi ricordo da quanti piani, gli sparano e quant'altro, gliene fanno tutti i colori e regge. Noi abbiamo, senza arrivare a replicare esatto. Quel video perché era inutile, abbiamo fatto la nostra prova di tiro su queste versioni che non sono quelle con certificazioni militari ma con certificazioni comunque civili, ma si parla sempre di armi da fuoco, e vedrete che il video che seguirà tra poco. Ok. Ci siamo dimenticati qualcosa da dire? Su Firefield forse conviene specificare che sì. La garanzia di 3 anni, cioè noi consigliamo sempre comunque di mettere lo stesso un vetrino davanti, no? Sì. Assolutamente, su Firefield sì, semplicemente perché non abbiamo testato il produttore, ci ha detto che assolutamente non ci sono problemi, ma noi preferiamo essere un po' più, come dire, cauti. Esatto. Cauti nel dirvi utilizzate lo stesso vetrino, siamo sicuri che non si rompe, però siamo cauti. Perché ricordiamo ci sono differenze sia di qualità che di prestazioni tra le due linee, ma poi vedete anche i prezzi sul sito, capirete, Firefield è la versione diciamo più economica, che no. Si avvicina molto di più ai prezzi a cui siamo abituati, Sightmark costa di più, ti dà molto di più. Ok? Certo. Io direi che abbiamo parlato forse di tutto. Cosa guardate il video dove gli spariamo. Esatto, guardate il video. È interessante. Esatto, guardate il video molto attentamente dove gli spariamo, perché è quello che noi puntavamo, cioè avere il prodotto anche infrangibile, e su Sightmark l'avete, e poi ovviamente a voi ogni commento, come al solito siamo qua per rispondere a tutte le vostre domande. Io direi che possiamo concludere qua, sul nostro sito trovate tutti i prodotti disponibili, a breve ne usciranno anche altri molto molto interessanti, poi andremo a fare dei video appositi su ogni
tipologia di prodotto. Esatto. Possiamo salutare qua. Sì, certo. Diciamo che questa è la prima mandata, poi penso che a settembre arriveranno degli altri prodottini molto interessanti. Ok. Qualsiasi domanda scriveteci, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere clic sulla campanella per avere le notifiche, seguiteci anche su Instagram, su Facebook. E se siete al mare, buona vacanza. Okay. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ok, per fare la prova sul Sitemark usiamo questo Lancer Pro. Vai. Ok, perfetto. Siamo 0,92, ha fatto un picco di 0,94, quindi una potenza vicina al Joule e spareremo da una distanza pericolosa. Allora, eccoci qua con i nostri strumenti sofisticatissimi. Facciamo questo test a questo Sitemark. Abbiamo messo questo cartone per essere sicuri di colpire il vetro, perché non siamo poi certi che si veda bene con l'immagine a rallenti, visto che non siamo i Mythbuster veri che hanno le telecamere ad altissima velocità. Fabrizio sparerà più o meno dalla distanza dove sono le luci, quindi è una distanza che in gioco non si usa, non ci si spara mai da così vicino, e vediamo cosa succede. Allora, facciamo ciao a questo dot. Vai! Cazzo, l'hai colpito? Sì. Eccolo lì. Cazzo, tiene. Fermo, ha solamente sporcato. Ok, pulito l'alone, il dot è assolutamente perfetto.